Ciao ragazzi, io mi chiamo Alessandro e sono un videomaker e un fotografo di professione. E in questo video andiamo a parlare di Artlist, che è un sito per acquistare musiche con licenza. Il sito è strutturato dividendo le musiche in quattro sezioni diverse che possiamo andare a utilizzare a seconda delle nostre esigenze. La prima sezione di cui andiamo a parlare è la sezione Mood, che appunto divide le nostre musiche per diverse tipologie di mood, come per esempio uplifting, happy, playful, groovy. Noi per esempio andiamo ad ascoltare una musica in uplifting, che ha un inizio uplifting, quindi molto molto lento. Sale un pochino. Sale un altro po'. E vediamo che più andiamo avanti sale. Ok, adesso andiamo a parlare invece della parte video film. E una cosa che consiglio è, per non intersecare troppo le ricerche, ogni volta che andiamo a cambiare sezione o comunque mood, togliamo con la X qui sopra il filtro che gli avevamo dato prima. Andiamo a ascoltare per esempio nella sezione video film una musica per esempio su Wedding. Sicuramente questo è un matrimonio un po' folk, un po' comunque dai toni un po' agitati, diciamo, però potrebbe funzionare. Se per esempio invece torniamo su videofilm e andiamo a scegliere vlog, togliendo prima wedding, perché sennò appunto si intersecano le ricerche, possiamo andare ad ascoltare una di queste musiche. E questo sicuramente già ci dà un'idea di quello che potrebbe essere un montaggio fatto su un vlog. Andiamo un po' più avanti fino a quando. E qui si apre. Ok, adesso stop perché sennò andiamo ad ascoltare tutto il tempo le musiche. Se invece siete più esperti di me a cercare le musiche, una cosa che potete andare direttamente a cercare è una musica dal punto di vista del genere, come per esempio un folk, rock, blues, funk, comunque tutti i generi di musica che i più popolari li trovate sicuramente in questa lista. Sotto genere troviamo instrument, che invece qua sono le musiche divise per strumenti, come per esempio il piano, l'acoustic guitar, le percussion, eccetera eccetera. Una nota che aggiungo a tutte queste tipologie di musiche è che in alto ad ognuna di queste sezioni troviamo per esempio la instrument only, che in questo caso è disattivato, e se lo andiamo a attivare toglieranno tutte quelle musiche che hanno il vocals, quindi diciamo un audio di un cantante o una cantante. Di fianco qui troviamo l'ordine in cui vengono visualizzate queste musiche e a fianco troviamo diciamo un'indicazione su come è il tempo, comunque il ritmo delle musiche. Qui di default è any tempo, oppure possiamo andare a selezionare low oppure medium o high se cerchiamo una musica per esempio con un ritmo molto frenetico. E a fianco ancora andiamo a trovare quella che è la duration della musica, ma non andrei troppo a soffermarmi su questo filtro perché esiste un altro modo per cambiare la lunghezza della musica a nostro piacimento, di cui ho già parlato in un altro video. Ad ogni modo io lascio tutte queste impostazioni di default perché penso che già Artlist di suo abbia fatto un ottimo lavoro per farci trovare subito le migliori canzoni. Ok, dopo avervi dato un'infarinata diciamo di quelle che sono le macro categorie di Artlist, andiamo a vedere velocemente quelli che sono invece queste altre sezioni che si chiamano Spotlight, SFX e Footage. Spotlight è essenzialmente una raccolta che ha già fatto Artlist dividendo le musiche per casistiche, come per esempio questo qua si chiama Cinematic Travel Epic Musical Journey e sicuramente all'interno di questa sezione troveremo delle musiche adatte per esempio a un montaggio di un video di un viaggio che vogliamo dargli un tono un po' più epico. Andiamo per esempio adesso ad ascoltare il brano Ultralight. Che già, cercate di immaginarlo con le immagini, potrebbe essere l'inizio di un video, di un viaggio molto epico. Qui si apre un pochino.
Sono molto utili comunque quelle che sono le waveform per capire com'è la struttura della musica che stiamo andando ad ascoltare. Ok, interrompiamo perché non è questo lo scopo del video. Torniamo adesso indietro sull'home page di Artlist e andiamo a vedere quella che è la parte SFX, che è una parte nuova che hanno aggiunto recentemente, ma che è davvero utile, soprattutto per chi vuole innalzare un pochino la qualità dei propri lavori aggiungendo un po' di sound design. Quella che infatti è SFX è una raccolta di tutti i suoni che possono essere utilizzati per aggiungere suoni, per esempio, di ambiente, come in questo caso la pioggia. E qui abbiamo tutta una serie di varianti della pioggia. E questa è una sezione che, anche se sinceramente non ho molto utilizzato, la trovo molto utile perché ci fa risparmiare moltissimo tempo ad andare a cercare su siti come FreeSound oppure su YouTube. Un'ultima parte invece del sito è quella riguardante i footage, che in realtà non si tratta più a questo punto di essere su Artlist, ma andiamo su un altro sito che si chiama Artgrid, che mantiene comunque il concetto di iscriversi una volta sola e scaricare tutti i file che vogliamo, ma in questo caso non si trattano di musiche, ma si trattano di immagini stock. Chiaramente non esiste solo Artlist come sito di licenze musicali, ma in passato ho provato siti come Song Freedom e Soundstripe, ma penso che i $200 che chiede Artlist sia un ottimo rapporto qualità-prezzo e in questo momento penso che tra tutti quelli che ho utilizzato è il migliore. Un altro sito molto popolare su YouTube è sicuramente Epidemic Sound, che non ho ancora provato ma sono curioso di provare, anche se, come ho già detto, mi trovo bene su Artlist. Se questa recensione vi è piaciuta, iscrivetevi al canale per vedere nuovi video ogni giovedì. Io sono Alessandro e vi ringrazio per aver guardato.